Bene, grazie signora Pellegrini e Kira, visto che ci conosciamo ormai da molti anni, è chiaro che mi fa molto piacere, anche questa è diventata una delle mie radici, perché appunto nel corso del tempo, appunto, le persone con cui manteniamo relazioni, come dire, importanti, appunto, entrano a far parte delle nostre radici personali. Quindi, ovviamente, sono felice che sia venuto a Pistoia un amico come il dottor Miceli, che in qualche modo ha condiviso con me una parte del mio percorso scientifico, perché il tema del cosa possiamo offrire di innovativo sul piano della salute mentale è un tema che si incrocia costantemente con quello che viene dimostrato essere efficace nel nostro settore, come in altri campi della medicina. Quindi io non posso negare di essermi avvicinato al dialogo aperto, a questa che io chiamo pratica dialogica, proprio perché io ho seguito un filone scientifico particolare che è il filone che valuta l'evoluzione nel tempo dei disturbi mentali gravi, cioè quali sono, come dire, gli studi che consentono di fare una valutazione di come vanno nel corso del tempo le persone con un disturbo come quelli che chiamiamo disturbi schizofrenici. I dati scientifici sono estremamente, come dire, no, estremamente forse troppo, ma sono incoraggianti, nel senso che ci sono almeno una dozzina di studi che hanno seguito le persone per più di 20 anni, quelli che all'inizio hanno ricevuto una diagnosi di schizofrenia, disturbo schizofrenico, come stanno 20 anni dopo, 30 anni dopo, quanti di loro sono guariti? E per guarigione ci sono due tipi di guarigione. La guarigione, per come siamo abituati a definirla in medicina, una sorta di recupero pieno e scomparsa anche dei sintomi, riguarda più o meno il 20-25% di quelli che hanno ricevuto questa diagnosi. Però c'è un altro 25% che guarisce in termini sociali, cioè riprende una vita socialmente degna di questo nome. Quindi quando mi capita di adesso cercavo solo di recuperare il mio contributo. Quando io mi trovo, adesso sono arrivato a lavorare nell'azienda di Modena da poco più di un anno e ho principalmente delle responsabilità di coordinamento di sostanzialmente 70-80 professionisti, ecco, che lavorano in due centri di salute mentale in un reparto di psichiatria. Quindi la mia attività diretta con le persone è diminuita, ma finché ho lavorato, come dire, nel centro di salute mentale di Torino, alle persone che ricevevano una diagnosi grave di disturbo mentale come quello schizofrenico, io, usando questa letteratura scientifica, dicevo a loro e alla loro famiglia: lei ha il 50% di probabilità di un'evoluzione positiva. Cioè, non posso prevedere
se lei è nel 50% che avrà un'evoluzione più positiva o nell'altro, però io lavoro come se lei stesse nel 50% con un'evoluzione positiva. Cioè io parto dal principio che lei ha, lei e voi avete buone probabilità di... allora, è chiaro che ho detto questo perché... Ci sono questi lavori scientifici che sono stati fatti anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che hanno quindi un livello di qualità scientifica molto alto. E sono stati condotti anche in paesi diversi, cioè diversi, quindi con sistemi di assistenza psichiatrica diversi. Allora, dico questo perché quando è che mi sono incuriosito sul dialogo aperto? Il dialogo aperto mi sono incuriosito quando ho visto le loro percentuali di esiti positivi a 2 anni, a 5 anni, adesso sono usciti anche in uno studio a 20 anni, no? Allora, questo approccio, chiamiamolo approccio perché è un approccio, ha delle percentuali di guarigione funzionale, ecco la seconda guarigione, non quella completa, ma questa guarigione come riprendere a vivere a pieno titolo nella società, lavorare, farsi una famiglia, cose di questo tipo, ha delle percentuali intorno all'80%, allora, in Finlandia. E quindi questa è stata la molla di curiosità, questo succedeva più o meno 7-8 anni fa per me. E quindi ho avuto la fortuna di poter come dire, comunicare questo tipo di informazioni a Torino a una serie di colleghi che mi avevano chiesto un contributo su quali che possono essere le politiche di prevenzione in salute mentale. E io ho posto il problema della prevenzione della cronicità, cioè che questo approccio poteva diventare importante in termini di prevenzione dei percorsi di cronicizzazione. Fatto sta che questa cosa è stata accolta e il Ministero della Salute italiano ha finanziato un progetto di implementazione di questo approccio in 8 dipartimenti di salute mentale italiani, 8 su più di 200, ecco, insomma, quindi una goccia nel mare. Però, e quindi 80 professionisti su migliaia di professionisti nella salute mentale, quindi non solo medici, non solo psicologi, ma anche infermieri e altre figure, assistenti sociali. Ora, dico questo perché il metodo non è riservato ai medici e agli psicologi. È un metodo che in Finlandia è affidato a tutte le figure. E l'idea è appunto che queste pratiche dialogiche si basano comunque su una formazione, come diceva il dottor Miceli, come dire, introdurre nuove pratiche non basta una infarinatura, no? Ci vuole un percorso di formazione che ti consenta di imparare la teoria, di applicare il metodo nella pratica e di ricevere una supervisione
su come vanno le situazioni in cui applichi questo metodo. Per essere crudi, la mia formazione, che grazie al finanziamento del Ministero della Salute, io con altri due colleghi, poi uno dei due ha rinunciato, abbiamo avuto la possibilità di fare la formazione come la viene fatta ad esempio in Finlandia. E sono 3 anni di formazione, cioè 60 giorni di formazione in 3 anni, quindi e sono tanti, ecco, insomma, 60 giorni di formazione, sono 12 settimane. E tra una settimana e l'altra c'era molto lavoro da fare. Quindi questo per dire che questo non è una cosa che basta leggere il libro, ecco, insomma, per imparare a farlo, perché è qualcosa che diventa impegnativo sul piano anche personale. Perché uno dei principi, allora, questo è sempre, la metto perché, questo è un articolo di una rivista molto importante sul piano scientifico, Science, un paio di anni fa, ah no, nel 2014 ha pubblicato questo articolo che sostanzialmente dice, è il momento di ridare spazio alle psicoterapie nei disturbi mentali gravi. Perché? Veniamo da 20-30 anni in cui cioè nella maggioranza dei casi, la risposta unica o prevalente è stata lo psicofarmaco. E quindi il talking back vuol dire torniamo a usare approcci basati sulla parola. Quindi il dialogo aperto è una delle attuali forme di psicoterapia nei disturbi mentali gravi. Quindi questo dovete, come dire, averlo in mente, è anche per questo richiede una formazione. Quindi questa è una riflessione che si sta facendo a livello internazionale ed è una riflessione che nasce sicuramente dalle sollecitazioni delle associazioni, dei familiari, degli utenti a livello internazionale, che dicono non è accettabile che ci vengano offerte solo risposte farmacologiche. E ci sono movimenti di ex pazienti, a cui io sono molto legato, come il movimento degli uditori di voci, che sostanzialmente hanno ribadito la grande importanza di avere l'opportunità di dare un significato alle voci. Le voci siamo abituati come professionisti a volerle sopprimere, mentre invece dal movimento degli uditori di voci è venuta l'indicazione che alle voci bisogna dare ascolto, cioè bisogna considerarle dei messaggeri che portano dei messaggi biograficamente significativi, cioè che c'è un legame stretto tra ciò che la voce ti dice e cosa ti è successo. A proposito di radici, ci sono delle radici talora molto sgradevoli e molto traumatiche e spesso le voci in modo, come dire, criptato, fanno riferimento a queste esperienze, a queste radici, traumatiche. Questo lo dico perché anche questo ragionamento che viene dal movimento degli uditori di voci rientra nell'attenzione ai significati, cioè in salute mentale i sintomi, non possono essere affrontati come in molti altri ambiti della medicina. La psichiatria è e rimane una disciplina di confine tra,
le discipline mediche e le discipline, diciamo, umanistiche. Ma quello che a me, che io considero rilevante, è il fatto che non va mai, come dire, trascurata la dimensione dei significati, perché vai in crisi in quel momento della tua vita, perché? No? E non. E queste ovviamente sono il filosofo che ha fatto da punto di partenza per queste pratiche dialogiche, un filosofo russo che si chiama Bakhtin, che dice che sostanzialmente la vita è dialogo sempre aperto e che quindi noi partecipiamo ai dialoghi della nostra vita con tutto noi stessi, e con occhi, labbra, mani, anima, corpo e azioni. Questo significa che le pratiche dialogiche creano anche situazioni in cui il professionista è professionista, ma è sempre anche persona. E quindi non, come dire, non si può esimere dal essere in gioco come persona e non può arroccarsi solo sul suo ruolo professionale. E questo è davvero complicato, ecco, insomma, da mettere in pratica. Ovviamente i due autori che hanno più scritto sulle pratiche dialogiche sono questi due finlandesi, Arkil e Seikkula, che hanno pubblicato questo libro della Erikson, che ovviamente chi vuole può acquisire, mi sembra che sia nella biblioteca indicata alla fine del volume di oggi. Ogni relazione quotidiana, in psicoterapia, in istruzione, nelle attività dirigenziali, nel lavoro sociale, sì, noi abbiamo sempre a che fare con delle persone e questo, come dire, rispetto per l'altro è uno dei fondamenti, diciamo, anche etici delle nostre attività in questi campi. Allora, questi sono i sette principi, li trovate anche nel libro, molto brevemente riassunti. Ecco. Sono principi scomodi per chi come me è in questa posizione di responsabilità rispetto a 70-80 professionisti della salute mentale. Ecco, io sto ad esempio nel Dipartimento di Salute Mentale di Modena cercando di promuovere una formazione in senso dialogico. Sono arrivato a gennaio del 2018, la formazione partirà a settembre del 2019 e durerà fino a giugno del 2020 e riguarderà 30 professionisti e quindi che faranno 20 giorni di formazione, che non è tanto, non è poco, ma è un modo per. Allora, e non è stato facile riuscire a per il principio che abbiamo seguito anche nella formazione finanziata dal Ministero della Salute, è di creare in ciascun centro di salute mentale un piccolo gruppo di persone che ha la formazione per lavorare insieme in questo modo. Allora, i principi sono scomodi perché l'aiuto immediato è nella tradizione finlandese un aiuto che arriva nei primi 2 o 3 giorni dalla richiesta di chiunque, e quindi è scomodissimo nella pratica, dei nostri servizi, perché i nostri tempi di risposta sono
sono in genere molto più lenti. Perché però è importante il principio dell'aiuto immediato? Perché tenete conto che questa è una forma di psicoterapia che fa riferimento ad una corrente delle psicoterapie che si chiama corrente sistemica della terapia familiare, sostanzialmente, che, come dire, considera colui che esprime la sofferenza come parte di un contesto che condivide le dinamiche che hanno portato a quella sofferenza. Quindi è chiaro che chi esprime in modo critico la propria sofferenza va tenuto dentro il proprio contesto di provenienza e quindi non si fa un intervento sul singolo, si fa un intervento che coinvolge tutte le persone importanti di quella, non solo nucleo familiare, perché nel dialogo aperto il secondo punto, prospettiva di rete sociale, il secondo principio è se è un ventenne che comincia a star male, si convocano sicuramente genitori, fratelli, eccetera, però se lui ha un amico o un compagno di scuola con cui è particolarmente legato, si invita anche il compagno di scuola o se c'è una nonna o uno zio con cui lui è particolarmente in buoni rapporti, si invitano anche a questo, per dire che questo fa parte della tradizione sistemica, della tradizione delle terapie familiari, dove l'offerta di comprensione di quello che sta accadendo e di quello che è accaduto prima della crisi è un'offerta che non si fa solo a chi sta male, ma a tutti. Quindi, per essere sintetici, i principi del dialogo aperto sono di dare un significato che sia basato sulle informazioni di coloro che vivono con quella persona. Quindi, chi vive con quelle persone ha una serie di informazioni che nessuno dei professionisti può avere e quindi il compito dei professionisti è recuperare tutto ciò che è significativo nel periodo precedente o nella vita precedente di queste persone e dare anche un significato al perché la crisi avviene in quel momento della vita. Quindi si discutono insieme i significati della crisi e si prendono insieme le decisioni. Questi sono i due elementi che hanno catturato l'attenzione di tutti i professionisti che hanno fatto la formazione anche in Italia. Ecco, non c'è il professionista che decide a parte, che indica quali sono le soluzioni. Può proporre, ma le proposte che passano sono quelle che vengono condivise, no? Comprese le decisioni scomode, cioè anche i ricoveri sono decisioni che devono essere condivise. Allora, questo vuol dire, nella pratica dei professionisti, che non c'è un momento separato in cui i professionisti discutono senza la famiglia e i diretti interessati. E questo è una cosa fortissima per chi lavora nei servizi psichiatrici. Scompare, come dire, il piano della discussione. I professionisti non sono mai da soli con una famiglia, sono sempre due o tre con quella famiglia e discutono tra di loro davanti alla famiglia. Questo è un aspetto tecnico perché devono chiedere alla famiglia il permesso di fermarsi
e discutere tra di loro di quello che hanno ascoltato fino a quel punto e delle loro proposte rispetto a cosa fare o cosa è meglio fare. E allora questo non è l'ultimo pezzo dell'incontro, ogni incontro dura più o meno un'ora e mezza, e nel libro che c'è il racconto di questa storia di cui io sono stato protagonista durante la mia formazione, quindi non avevo concluso la mia formazione, ero in corso di formazione a Londra, perché questo triennio di formazione l'ho fatto a Londra, e questa famiglia è stata seguita da me e da un mio collega, noi non vi posso far vedere le foto, ma eravamo seduti sul divano nella cucina di Veronica, c'era Veronica, il suo compagno non convivente, i genitori di Veronica e il gatto. Questa era e noi ci siamo visti non più di 12 volte, cioè tutto il percorso è durato circa dalla metà di settembre alla fine di agosto dell'anno successivo. Quindi in una dozzina di incontri, di un'ora e mezza, e questo appunto con me e il mio collega seduti sul divano e gli altri. Perché allora questo è il terzo principio, flessibilità e mobilità. Se è possibile, è meglio che questi incontri avvengano a casa delle persone, perché se vogliamo la rete sociale, la nonna, lo zio, il compagno di scuola, è molto più facile incontrarli a casa che non farli venire tutti al servizio. E quindi diciamo la mobilità significa questo, cioè che i professionisti sono disponibili a rinunciare alla propria posizione nel centro di salute mentale e, come dire, flessibilità significa che non è stabilito prima ogni quanto ci si vede, nel senso tra le decisioni che si prendono insieme alla fine dell'incontro la domanda che si fa è quando ci vediamo la prossima volta, no? Quindi non è una decisione prestabilita dal professionista, è una decisione che viene presa insieme, perché se la situazione è molto critica ci si vede molto presto, se la situazione è tranquilla ci si può vedere più avanti, e quindi le decisioni, tutte le decisioni, vengono condivise. Responsabilità significa che responsabilità e continuità psicologica sono abbastanza collegati. Chi comincia il percorso lo continua. Sostanzialmente, se si comincia due, un medico, un infermiere, uno psicologo, quei tre stanno con la famiglia per tutto il percorso. E come dire, perché cosa significa continuità psicologica? Perché le cose che emergono incontro dopo incontro devono essere, come dire, pensate dalle persone che man mano raccolgono questi elementi, e quindi di incontro in incontro, come dire, l'essere sempre presenti aiuta questo processo di condivisione delle cose che emergono. Tolleranza dell'incertezza è un aspetto tecnico, vuol dire che visto che le decisioni sono condivise,
si può anche prendere decisioni che come singoli professionisti non si prenderebbero, ad esempio, non ricoverare. No, cioè se tutti sono d'accordo sul fatto di aspettare a ricoverare, il professionista in quel momento direbbe nel dubbio ricovero, però se c'è una decisione, anche se la situazione è instabile, può succedere che si tollera l'incertezza, no? Io nel caso di Veronica, forse lo trovate scritto nel contributo, io, come dire, mi sono ritrovato dopo la dimissione di Veronica dal servizio psichiatrico di diagnosi e cura in una situazione che era ancora molto instabile. E in quell'incontro il padre di Veronica spingeva per un nuovo ingresso in reparto. E poi appunto è venuta fuori una soluzione assolutamente strana, che nessun professionista poteva immaginare, cioè sostanzialmente Veronica ha detto: io penso di farcela se mi garantite la possibilità di dormire tranquilla. C'era il gatto era uno che disturbava in quel momento il sonno di Veronica, quindi c'era da neutralizzare il gatto di notte, e questo ha significato che diciamo, il compagno ha recuperato una porta che era finita in cantina, la porta della cucina, e Veronica in quel momento era in cattivi rapporti col padre, dopo il ricovero, il padre veniva per alcuni giorni alle 10 di sera, dormiva in cucina col gatto e usciva alle 7 del mattino. Questo ovviamente è stato, come dire, un accordo che ha funzionato perché, come dire, in questo modo il gatto è rimasto in cucina, Veronica ha dormito, il papà è arrivato alle 10, è andato via alle 7 è chiaro che questo appunto è tollerare l'incertezza. Io non è che ero tranquillo quando abbiamo fatto questo accordo, ho aggiunto una cosa, ho dato a Veronica la mia mail personale e le ho detto: mi mandi tutte le mail che vuole durante questo periodo di 3 giorni che passavano da quel momento alla volta successiva in cui ci saremmo rivisti. E mi ha mandato 2 mail nel fine settimana, che è stato il mio modo per, come dire, tenere lontano il dubbio di aver preso come professionista la decisione sbagliata. Cioè, che per me era semplice ricoverarla di nuovo, non mi costava. No? Quindi. Allora, questa è tolleranza dell'incertezza. Dialogo e polifonia è questo. Dialogo e polifonia. La polifonia cosa vuol dire? Che tutte le voci hanno lo stesso valore in un incontro di questo tipo. Però continuate a pensare che è una forma di psicoterapia, ecco, insomma, quindi non è la polifonia orizzontale vuol dire che questi sono tutti soggetti della stanza e ognuno di questi che partecipano all'incontro è sostanzialmente invitato a dire la propria. Cioè il compito del professionista è di far parlare anche quelli che non si sentirebbero di parlare. Il silenzio è
tollerato e non è considerato un atto ostile o negativo, però in qualche modo il compito dei professionisti è di far sentire tutte le voci. La polifonia verticale è come ognuno partecipa a ognuno di questi incontri, cioè quando io partecipo, e questo è il principio che il professionista è sempre anche una persona. Cosa vuol dire? Che io partecipo come psichiatra e psicoterapeuta, ma sono anche un figlio, sono anche un genitore, sono anche un fratello, no? E una parte delle cose che ascolto e delle cose che dico non necessariamente le dico da professionista, devo sapere con quale lingua sto utilizzando, perché i miei interventi potrebbero essere interventi da genitore, da fratello o da figlio. Questo è il fatto che noi, quando partecipiamo a situazioni di questa complessità, ci partecipiamo con tutto noi stessi, comprese le nostre radici. No, visto che si parla di radici, anch'io ne ho molte, no? E quando partecipo a questi incontri devo sapere le parole che sto dicendo a che radice corrispondono. Perché, appunto, la metafora dell'albero funziona perfettamente. E quindi dico questo perché questo è l'ultimo dei principi del dialogo aperto, che noi, come dire, creiamo dei percorsi in cui tutte le voci hanno lo stesso valore. E una nota tecnica, anche le voci allucinatorie possono partecipare al dialogo, nel senso, e anche gli assenti possono partecipare al dialogo. Cioè, questo è proprio, fa parte dei meccanismi, no? Se ci fosse tuo nonno qui, che cosa direbbe? Questa è una cosa che consente di far, entrare nel dialogo anche coloro che quella volta o in generale non possono essere presenti. In questi aspetti di pratiche dialogiche, ovviamente è una visione del mondo, nel senso che c'è un retroterra filosofico, cioè che parte dal principio che la qualità fondamentale, se ricordate la prima diapositiva, è quella di poter essere ascoltati e ricevere risposta. E questa attitudine può attraversare tutti i livelli dell'organizzazione. E poi l'altro aspetto di visione del mondo è questo della co-costruzione delle decisioni, dei significati, dei percorsi. È una pratica, nel senso, è una psicoterapia, e come psicoterapia è una pratica, quindi si basa su questi principi: dare ascolto a ogni voce, dialoghi riflessivi, che sono questi dialoghi tra i professionisti davanti alla famiglia, e questi dialoghi durano poco, sull'ora e mezza, sono 10 minuti, e appunto vengono collocati mai alla fine, perché ci deve essere sempre il tempo dopo il dialogo tra i professionisti per tutti gli altri di dire la loro. Decisioni trasparenti e condivise. È una modalità organizzativa, perché l'aiuto immediato è una modalità organizzativa, il coinvolgimento della famiglia e della rete è una modalità organizzativa, la responsabilità, la flessibilità sono modalità organizzative. Andare a casa è una modalità organizzativa. Ora, questo per dire che io rimango, in questo momento sta per partire nel Regno Unito uno studio scientifico di alta qualità, nella medicina gli studi di più alta qualità sono studi che si chiamano randomizzati controllati, che vuol dire che le persone finiscono a caso
nella pratica dialogica o in un altro tipo di trattamento. E questo studio durerà probabilmente almeno 3 anni e tra alcuni anni avremo una eventuale conferma dell'efficacia di questo approccio, perché lì lo studio si baserà sul fatto che alcuni team saranno formati in senso dialogico e ci saranno altri team non formati e i loro risultati verranno confrontati. Allora, questo lo dico perché alcuni mi dicono, ovviamente ci sono i dati, come dire, quelli che ho citato prima, dei percentuali di guarigione, però abbiamo bisogno di maggiori conferme sul piano scientifico ed è una richiesta legittima che troverà soddisfazione. In Inghilterra, come dire, questo studio viene finanziato con 5 milioni di sterline, che è una cifra assolutamente fantascientifica in Italia per uno studio di valutazione di questo tipo. Allora, sul piano sempre delle modalità organizzative, mi dire, la riflessione che va fatta è che se ci sono contemporaneamente problemi psichiatrici e problemi di dipendenza in una situazione in cui la persona va in crisi, il gruppo che va a casa è composto da professionisti della salute mentale e da professionisti delle dipendenze. Cioè, nel senso che lì si cerca di violare il confine istituzionale. La nostra organizzazione a Modena, quando ho preso servizio, il direttore generale che mi firmava il contratto mi ha detto: l'organizzazione ha silos, da una parte la salute mentale, dall'altra le dipendenze, è defunta dal punto di vista del futuro. E bisogna creare ponti. Allora, questi ponti sono tutti da costruire e credo che questo, ad esempio, è un modo per non costruirli, come dire, in termini solo burocratico-organizzativi, ma nel concreto delle situazioni. Se io invito dentro il gruppo dei professionisti di pratica dialogica un collega delle dipendenze, lì l'organizzazione a silos è morta, perché il percorso si fa insieme. Allora, quindi questo solo per riassumere il fatto che chi si occupa di pratiche dialogiche deve applicare l'approccio dialogico non solo quando è al lavoro, ecco, insomma. Poi uno degli articoli di questo Secula il dialogo aperto è un intervento terapeutico, è un modo di vivere. Insomma, comunque, questa è per dire che non possiamo essere dialogici solo dalle 3 alle 5 del pomeriggio. Ecco, insomma, se uno accetta la sfida della dialogica, poi dovrebbe mantenere questo approccio anche con i colleghi, anche con le mogli e i figli, insomma, ed è una. Però per quello che ci riguarda come professionisti, l'approccio dialogico sicuramente si deve riflettere sul piano dell'organizzazione di ogni servizio, sul piano delle relazioni con gli altri servizi, questo coso dei silos di cui dicevo adesso, e sul piano di organizzazione di un dipartimento sottomentale. Però queste sono prospettive per il futuro, almeno in Italia. Allora, io nel titolo qui passo cioè nel libro vedete una narrazione a due voci, il racconto di Veronica e il mio racconto. Quindi è un tentativo per
come dire, valorizzare di quel percorso che abbiamo fatto insieme, sia il punto di vista mio, sia il punto di vista, quindi dare spazio a entrambe le voci, no? Non era nelle mie possibilità di chiedere contributi anche agli altri che hanno partecipato a questo percorso. Quello che voglio dire è che se torniamo al principio iniziale della guaribilità, della prospettiva positiva, beh, io uso spesso poesie, questa è Emily Dickinson, per chi non ha visto il film, c'è stato un film qualche mese fa sulla vita di Emily Dickinson, se qualcuno ha occasione lo vada a vedere. Questo è un mio tentativo di rappresentare i percorsi positivi, cioè, ovviamente l'ho fatto basandomi sulla lettura di tantissime testimonianze personali. Ecco, noi i professionisti interveniamo nel momento in cui il nucleo psicotico prende il sopravvento, quella è la crisi. E lì in genere si arriva dallo psichiatra. Nel corso del tempo, se il percorso è positivo, il nucleo psicotico non è che scompare, l'obiettivo non è farlo scomparire, l'obiettivo è renderlo inoffensivo o renderlo marginale. E ovviamente questo fa sì che tutte le componenti migliori delle persone riemergano o tornino a manifestarsi. Quindi questo in qualche modo è il mio tentativo di dare una rappresentazione grafica a quello che mi è capitato tante volte di vedere nella mia esperienza professionale e anche personale, perché appunto credo di essermi avvicinato alla psichiatria anche per la vicenda di una mia compagna del liceo, insomma, che ha avuto un episodio psicotico durante gli ultimi anni del liceo e che ho continuato a seguire e che è abbastanza allineata a questa mia immagine. Allora, io sono legato alla tradizione scientifica però sono estremamente affezionato appunto a quelle che sono i resoconti delle persone che le hanno vissute le esperienze psicotiche. C'è questa psicologa americana che ne ha lette 600 di testimonianze di persone che hanno avuto episodi gravi di tipo psicotico e ne sono usciti. Lei ha tentato di sintetizzare gli ingredienti chiave dei percorsi positivi. E questo, appunto, come vedete, il primo punto è molto vicino a quello del dialogo aperto, essere ascoltati senza osservazioni critiche, insomma, accogliendo anche le cose meno facili da accettare, da condividere, essere creduti e poi soprattutto gli ultimi due per me sono importanti, disporre di qualcuno che mantiene un atteggiamento positivo anche se tu sei in una situazione critica e non permette che tu ti isoli. E l'ultimo punto è disporre di almeno una persona che crede fermamente nella tua possibilità di uscirne. Avere qualcuno che ci crede anche quando tutte le circostanze porterebbero in un'altra direzione. Ecco, io credo che su questo, appunto, è necessario, appunto, avere in mente che qualunque tecnica noi adottiamo, questi sono ingredienti che ci vengono indicati
come essenziali da chi queste esperienze drammatiche le ha vissute in prima persona. Io ho prodotto dei libri con le storie di chi c'è passato e penso che la Kira li abbia in biblioteca. Vi consiglio di ascoltarle. Queste sono due tra le tante testimonianze di persone guarite che potete trovare facilmente su YouTube. La prima è una rappresentante del movimento degli uditori di voci e adesso fa la psicoterapeuta. Dopo aver avuto per 10 anni la diagnosi di schizofrenia, e la signora invece in basso è una mia ex paziente che ogni tanto mi accompagna in qualche presentazione sui percorsi positivi. Anche lei è facile da trovare su YouTube. Questa è una delle cose che si trovano nella rete, insomma, non vergognarti nel raccontare la tua storia sarà fonte di ispirazione per gli altri. Quindi qui tutta l'attività che svolgete di promozione della scrittura va in questa direzione. E qui ho cercato di riassumere dal mio punto di vista quelle che è il valore della scrittura di sé, oltre a questo precedente di essere di ispirazione per gli altri, io credo che scrivere abbia anche il significato di riuscire a prendere distanza dalle esperienze dolorose, dall'impotenza che si è vissuto in certi periodi, dalla passività che spesso chi sta nell'universo della psichiatria si trova a vivere, dalla fragilità delle proprie famiglie, perché spesso appunto ci sono aspetti di fragilità che vengono dalle generazioni precedenti e quindi, come dire, questa diapositiva finale la metto proprio per, come dire, sostenere ulteriormente il percorso che qui a Pistoia si fa ormai in modo costante di promozione. Quindi spero che anche questo libro che ci è stato dato oggi possa, come dire, entrare nella descrizione che ne fa Emily Dickinson.